occhi di drago, sangue di serpente, ma a me sto Halloween non mi piace per niente. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Ragazzi, è vero, a me Halloween non piace e per questo, per questa stagione, solo 2/3 video. Dico 2/3 perché uno può essere visto come un video autunnale. Lo so, a me non piace, allora mi direte: Ombretta, ma allora perché fai video? Perché voi non potete immaginare quante richieste arrivino in posta privata per gadget, accessori, decorazioni per Halloween. È una mania a cui io non mi sottraggo, perché se posso darvi un'idea pur di riciclo, perché no? Almeno facciamo del bene all'ambiente, limitiamo i danni, diciamo così. Per questo progetto sapete cosa ricicleremo? No? E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere il calderone della strega. Come si fa? Ed ecco l'occorrente per fare il nostro calderone delle streghe. Innanzitutto ci occorre una bottiglia. Una di queste tipo Coca-Cola, Sprite, Fanta, col finale un po' a bulbo, vedete? È molto molto graziato. Poi ci occorrerà un tappo di sughero, un pezzettino di fil di ferro, qualche stecca di cannella, oppure io, vedete, qui ho i bastoncini, quelli dell'IKEA, i Saltig, questi qui profumati, prendo quelli color legno perché con questi attizzo il fuoco. Della plastichina trasparente posso prenderla da qualunque contenitore alimentare, ma anche un qualsiasi foglio di acetato. Io ho queste coppette che ho utilizzato per il fedatè, da cui ricaverò le mie fiamme del calderone. Poi un acrilico scuro, io ho questo color ferro battuto, diciamo così, che è un grigio canna di fucile con una perlescenza grigiastra e un po' metallica, un po' argentea, diciamo così, e un po' di nero, li userò entrambi. Poi un pennello, in questo caso un pennello da pochissimo conto, super cinese, preso su Garbest, ve ne parlerò molto presto. La pistola per colla a caldo, la mia fidatissima Bosch, e dopodiché qualcosa per riempire. Che ne dite di occhi, occhi, pupille? Vediamo cosa metterci dentro. Io ho scelto gli occhi di cioccolato, perché cattiva sì, ma fino a un certo punto. E poi, non ultimo, ci occorrerà un ferro da stiro, ragion per cui questo lavoro deve essere fatto da adulti in compagnia dei bambini, non da bambini lasciati da soli, perché potrebbero bruciarsi. Quindi non lasciate i bambini soli davanti a YouTube, specie per i tutorial con i lavoretti, che molto spesso nascondono, come in questo caso, delle insidie, ma io le segnalo, quindi sta a voi genitori tutelarli. Cominciamo subito. Come prima cosa taglio a circa 12 cm d'altezza la parte, l'estremità finale della bottiglia. Con un paio di forbici rifilo come posso, il più possibile, diciamo così, il calderone, più o meno tutto ad una stessa altezza. Una volta rifilato per bene il nostro calderone, quello che avremo sarà questo. Prendiamo il nostro ferro da stiro, facciamoci aiutare da mamma e papà, che dovranno poggiare piano piano il calderone sulla base del ferro caldo, così. Non lasciando fondere troppo, si poggia e si alza, si poggia e si alza. Piano piano noterete che i bordi si inclineranno verso l'interno. Quando tutti i bordi saranno inclinati verso l'interno, così, possiamo fermarci. A questo punto prendiamo l'acqua, il colore acrilico e piano piano coloriamo tutti i nostri calderoni. Ci vorranno almeno 3 passate di colore affinché il calderone sia ben ben colorato. Mi raccomando, fate asciugare perfettamente il colore tra una passata e l'altra.
La seconda mano la faccio anche con un po' di nero per intensificare ancora di più il colore, quindi nero e grigio miscelato insieme e ripassato sul tutto. A questo punto pensiamo ad abbellire ed orpellare il nostro calderone. Allora, cosa ci occorreranno? Ci occorreranno tutti i pezzi che serviranno per la costruzione di fiamme, legna e manici per poterlo ben impugnare. Cominciamo dai manici. Per i manici ci occorreranno un paio di forbici, un pezzetto di fil di ferro, un tappo di sughero, una pinza. Io questa con i manici con le punte tonde, ma anche con le punte normali va benissimo per quello che bisogna fare, e poi un oggettino tondo per arrotolare il fil di ferro. Io uso il bastoncino che userò per fare il legname da mettere sotto il calderone. Allora, prendo un pezzo da fil di ferro, di fil di ferro da circa 30 centimetri, lo piego ad arco così, facendo attenzione ben bene. Prendo un altro pezzettino di fil di ferro e ne taglio un 8 centimetri per due volte, quindi due pezzi da 8 centimetri. Con il resto del tappo che mi è rimasto do la forma a questo fil di ferro, così, molto tondeggiante, senza aver cura di essere troppo precisa in questo frangente del lavoro, non mi interessa. Adesso prendo il color ferro di prima e dipingo le rotelline di... Le mie non sono di sughero, le vostre possono essere anche di sughero, il mio è un tappo sintetico, vabbè, però è lo stesso, le rotelline che ho preso dal tappo. Prendo una delle rotelline che ho creato prima e lo attacco con la colla a caldo, così. Prendo anche uno dei due anellini che ho creato prima e attacco anche questi, così. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Quando è tutto bello asciutto, metto della colla a caldo sui due tappini nella parte interna e, come fossero delle cuffiette anni 80, le metto così sul mio calderone, spingendo. Rifinisco, quindi rifinisco i bottoncini, ripasso lì dove la colla a caldo si vede e soprattutto ripasso anche sulle finiture in metallo, in modo che diventi tutto bello scuro, ok? Così. Anche così è un amore, ma noi non ci accontentiamo di un amore di calderone, vogliamo un super amore di calderone, e allora continuiamo. Con l'arancione sporco tutto l'interno della vaschetta trasparente, così, portando verso l'alto. Voilà, e lascio asciugare un attimo. Prendo poi un po' di rosso e un altro un po' di arancio e così faccio striature verso l'alto e lascio asciugare. Ora prendo il giallo e anche qui stendo così disordinatamente, andando verso l'alto, e lascio asciugare. Nel frattempo faccio un po' di legna, è proprio il caso di dire. Vado nel bosco e taglio tanti bei tocchettini di legno di misure differenti. Quindi poi la videocamera cessa di registrare e io quindi non vi ho fatto vedere come ho realizzato il calderone con la fiamma e i tocchi di legno ardenti. E allora prendiamo la nostra vaschettina, tagliamo delle gocce così di
plastica colorata di arancione e andiamo ad appiccicare le stesse tutto attorno al perimetro inferiore del calderone, così. Io adesso ve lo faccio vedere nell'altro, quello che ho già fatto. Quindi lo prendo, vedete come viene carino, è davvero un amore, e vado ad attaccare la fogliolina con un punto di colla a caldo proprio nel margine inferiore. Così, voilà! Faccio tutto un primo giro di fiamme, dopodiché taglio la legna e la vado ad attaccare sempre con la colla a caldo, facendo un giro disordinato di legna, come quando si crea un fuoco e il focolare sotto è così, tutto pieno di bulbi oculari, che i nostri piccolini potranno divertirsi a sgranocchiare. Questi li ho presi da Tiger, sono dei cioccolatini a forma appunto di occhietti. Quindi potete decidere se tenere una borsetta calderone da riempire durante il giro della notte di Halloween, oppure se creare degli angoli golosi in casa con questo finto calderone tra le fiamme ardenti. Eccolo qua, sono carini entrambi, uno più di arredo, l'altro più da asporto. Diciamo che uno è un calderone take away e l'altro è un calderone da casa. E allora divertitevi per questo Halloween, vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Carinissimi i nostri calderoni, vero? Quale vi piace di più? Quello con le fiamme sotto scoppiettanti o quello così da asporto da portare in giro a spasso per la notte di Halloween? Beh, fatemi sapere quale userete e soprattutto se lo realizzerete. Questa è la mia idea, poi fatemi sapere voi come la declinerete. Io avevo visto qualche cosa di simile a questo e poi per esempio ho aggiunto il fuoco e le fiamme al mio calderone da tavolo, quello che uso per fare le pozioni a casa. Smetto di parlare, se no qualcuno mi crede un po' streghetta, e invece no, sono il vostro angioletto della creatività. E allora regalate un bel pollice in su al vostro angioletto della creatività, forza! Un pollice in su, una condivisione su questo video e soprattutto venitemi a cercare su Instagram e sugli altri miei social, Facebook, Twitter, Pinterest, ovunque, sempre Arte per Te sono. Vi aspetto tutti anche su Ombrette e su Due Cuori Una Cappa, insomma, un mondo web di proposte tutto per voi. Non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!